Saranno presentati alla quinta conferenza nazionale dell'AIPE Public History, la storia a regola d'arte, i lavori del progetto realizzato dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Coluccio Filocomo di Roccella dal titolo Metti la storia alla prova. I lavori presentati in anteprima all'ex convento dei Minimi saranno oggetto di valutazione della commissione a Firenze i prossimi 6-11 giugno. Lavori che saranno presentati dal coordinatore del progetto Gianluca Vigliarolo. Da un post su Facebook del sindaco che ci annunciava il ricollocamento della Gorgone Litica su Palazzo Carafa abbiamo preso spunto per studiare quest'opera e i bambini insieme delle terze classi della scuola primaria, insieme ai ragazzi delle seconde classi della secondaria di primo grado hanno fatto uno studio accurato sull'opera architettonica e sulla storia di quest'opera tormentata che è stata prima presa negli anni 70 durante tutto il trafugamento del Palazzo Carafa, poi devo dire egregiamente restituita dalla famiglia Macri che la deteneva sulla cappa del proprio camino e ricollocata finalmente dopo 8 anni dalla restituzione sulla balconata centrale del Palazzo Carafa che guarda apotropaicamente tutta la comunità e la protegge dalle forze negative. In più hanno fatto anche uno studio sulla figura di Zaleuco, il legislatore che ha dato avvio già nel 600 avanti Cristo ad alcuni dettami della legislazione democratica. Infatti nella città di Locri c'era un alto grado di civiltà, non esistevano schiavi, esisteva già all'epoca la parità di genere e quindi i nostri ragazzi hanno voluto studiare questo personaggio e questo elemento architettonico. In più abbiamo voluto fare questa mostra proprio per rendere pubblico questi eventi che insomma sono anche poco conosciuti e i nostri alunni si sono trasformati proprio in dei public historian oggi. Li vedremo a presentare e a inaugurare la mostra. In questi mesi i ragazzi sono stati coinvolti in attività di ricerca e costruzioni di fonti storiche di vario genere per ricostruire il percorso di ricollocamento della Gorgone Litica. Per il progetto Metti la storia alla prova che la nostra insegnante di arte Maria Via ci ha proposto, abbiamo studiato il mito di Medusa, la Gorgone per eccellenza. Ci ha molto appassionati la storia e il personaggio di Perseo, eroe della mitologia greca, nato secondo il mito da Zeus e Danae. Egli, grazie al riflesso del suo scudo, riuscì ad uccidere Medusa, dai capelli anguiformi e dallo sguardo pietrificante. Gorgone Liberty, l'estetica dell'archivio si affidò molto all'uso del latino e degli elementi lineari. Gorgone d'acqua che si scioglie al sole, i colori del sole e della Medusa. Gorgone pompeiana, il rosso pompeiano del nudo, la prima volta a Pompei, così come la città dell'antica Roma. Diversi poi sono stati gli incontri calendarizzati nel corso dell'anno, tra questi anche quelli con la professoressa Marilisa Morrone e l'associazione culturale Roccella Comera. È importante per i nostri ragazzi conoscere la loro storia perché sono il prodotto di questa storia e spesso e volentieri la storia territoriale viene messa in secondo piano rispetto a quella che è la storia nazionale, ma è altrettanto importante. Sono felicissima della proposta progettuale che è stata presentata e anche del suo svolgimento. Come possiamo vedere, questa mostra è bellissima. Abbiamo avuto la collaborazione di diverse figure sul territorio, la professoressa Morrone che ha cortesemente aiutato i nostri ragazzi ad approfondire quella che è la storia del Castello Carafa, insieme all'associazione Roccella Comera, vorrei ringraziarli. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche intervenire, approfondire quelli che sono gli aspetti anche della vecchia legislazione di Zaleuco e dei principi democratici che sono importanti a tutt'oggi. Quindi sì, è stata una bella esperienza e la ciliegina sulla torta chiaramente è questo riconoscimento che abbiamo avuto e il progetto verrà presentato a Firenze il 6 di giugno. Tutto realizzato
trattato attraverso le seguenti tecniche: fumetto, mappe concettuali, video digital, storytelling, tecniche artistiche. Nel percorso laboratoriale abbiamo studiato il mito di Perseo e Medusa, la Gorgone Vercellese.